Allora, prima di tutto io volevo portare al congresso anche i saluti di Mina Welby, che ci teneva a farselo sapere. Mina non è potuta essere qui perché qualche settimana fa ha avuto un incidente che insomma l'ha ridotta un po' così, insomma, non è stata molto bene in quest'ultimo periodo, ma ci tiene comunque a far sapere che ci segue attraverso la radio, attraverso un po' di pagine, attraverso la newsletter, i social, eccetera, Le eccetera. lettere esistono per comunicare. Vabbè. Ogni suaki mali pens, ogni riferimento non è casuale. Amen. Vai, vai. Quello, vorrei iniziare la mia replica condividendo con voi una fantastica sensazione che ho avuto a partire da questo congresso. Penso che io onestamente non me lo aspettavo, ma è stato un congresso di altissima qualità. Questo è stato veramente un piccolo miracolo che siamo riusciti a fare, mettere insieme interventi, bilanci, politici che hanno appunto dato le forme a un qualcosa che è assolutamente in vita e che è assolutamente in potenza di poter portare avanti iniziativa politica di altissimo, altissimo livello. Abbiamo nella prima giornata di lavori congressuali, ieri abbiamo ascoltato delle relazioni interessantissime. Io sono rimasto particolarmente impresso da Mark Seymour, il ricercatore che ci ha fatto un po' quella storia del divorzio, che ci ha portati alla storia radicale recentissima, attraversando la storia della LID, no? Mi ha colpito molto quando ha chiesto se conoscessimo Angelo Bandinelli, no? È stato impressionante appunto vedere un ricercatore neozelandese che ti fa questa domanda, ed è stato bellissimo che quella relazione sia stata una tessera in un ridisegnare, ricostruire e elaborare un progetto politico radicale che affonda le sue radici. Non mi piace fare ragionamenti identitari, certi diritti nasce contro l'identitarismo, nasce in ambito LGBT, non vedo perché debba essere identitari anche in ambito di collocamento politico, ma se c'è un qualcosa che ci contraddistingue, se c'è qualcosa che ci fa andare avanti, non per inerzia, perché siamo assolutamente, è il fatto di appartenere, di sentire e di esprimere una certa cultura politica. E io, come ho detto in relazione, i frutti che abbiamo avuto negli ultimi anni. Allora, abbiamo avuto senz'altro uno stallo delle iniziative. Questo è indiscutibile, nel senso che l'ho detto. Lo dico da 3 anni, da quando sono tesoriere, che effettivamente noi ci presentiamo al congresso con un bilancio che è un utile, e non dovrebbe essere così. Ci presentiamo con poche iniziative vis-à-vis con il nostro bacino di iscritti, senz'altro tantissima iniziativa di advocacy importante che non è abbastanza, ed è per questo che io poi abbraccio anche il discorso che ha fatto Enzo. Parlare di un ripensamento totale della galassia, dei soggetti così, è chiaramente molto velleitario e direi anche impraticabile per la situazione interna del dibattito politico interno. Ma io dico riempire, cercare di riempire quello che non è un contenitore. Non penso che recentemente Radicali Italiani sia stato visto, come dire, aspettate, non penso che Radicali Italiani erroneamente debba essere visto come un contenitore. Radicali Italiani è un vettore che va caricato in questo momento. Senz'altro viviamo in una condizione di ambiguità come associazione rispetto al panorama associativo, rispetto allo stesso mondo della politica con cui noi andiamo a confrontarci, perché facciamo, sono laiche intese che noi facciamo con le altre forze politiche, ma per forza di cose quando tu vai a fare sensibilizzazione della classe politica, tu sei radicale,
radicale. E quindi la strada più breve, il percorso, la risultante da percorrere qual è? È quella di continuare a percorrere sul fronte associativo, continuare a contaminare il panorama associativo, quello che riusciamo a fare rimanendo opinion leaders. Io quando penso ai radicali, no? Penso sempre al comportamento che solitamente ha mio padre, lo aveva prima quando c'erano i referendum, e accendeva il televisore e mi diceva no, adesso vediamo cosa dicono i radicali, perché solitamente quando c'è gente a votare qualcosa così, e sono quelli che vale la pena ascoltare, così. Esatto, di quelli che fanno. Continuiamo a essere quello anche per il mondo associativo, perché penso di appunto poter dire che siamo un punto di riferimento come precursori, come pionieri su molti temi e su un modo di prendere l'argomento delle libertà sessuali come impostazione antisessofobica nella sua interezza. Così. Mi sto un po' perdendo, ma quello che voglio dire è che per cercare di sfumare questa ambiguità, penso assolutamente che uno degli obiettivi dei prossimi mesi e dei prossimi anni sia caricare i soggetti politici radicali anche della responsabilità di portare avanti certi temi, perché è una cosa che con cui dobbiamo fare i conti. Noi possiamo lavorare come associazioni nello spazio temporale che ci sta attendendo su un'infinità di temi, anche perché è poi assurdo pensare che non vogliamo, che non riusciamo, che non possiamo, che siamo bloccati dal riuscire ad essere proposta concreta davanti a un paese che, mentre ti fanno delle riforme che cambiano la faccia del mondo, mentre stanno intervenendo sul tuo diritto di famiglia, sulla tua legge costituzionale, sulla tua cosa, ma come cazzo fai a non volerci essere? Ed è chiaro che dobbiamo incarnare questa forza rivoluzionaria che noi siamo dentro in potenza, ma che non possiamo continuare ad esprimere solamente in ruote del criceto che ti lasciano sempre lì. E dunque, per sconfiggere i populismi anti-europeisti, per sconfiggere la sessofobia omofoba, sessista, che sfocia in queste assurdità della teoria gender, in queste assurdità della sdenaturazione di una proposta di legge come il DDL Cirinna, l'abbiamo affrontato più volte con lo giudice, con Monica, in altri interventi, il fatto di riuscire a proporre una cosa atroce come l'affidamento rinforzato, pur di negare questa sfera, non neanche interessa la sfera familiare, non è quello che noi dobbiamo legittimare, è proprio negare il diritto e farlo attraverso un mezzo del genere che è distruttivo, che è esplosivo per la vita dei minori, che si cerca di salvaguardare con questa norma, è esplosivo di fronte al diritto domestico, al diritto europeo, a fare una cosa che rischia di essere, insomma, che ha veramente questo potenziale dannosissimo di sovversione del diritto. Mi sto riperdendo, ma ci sono tante cose che volevo dire e non volevo essere troppo lungo. Insomma, lavoro importantissimo quello che ci aspetta sul fronte Unioni Civili. Mancano 2 settimane alla fine della... e sul fronte matrimonio senz'altro, ma condivido il fatto che adesso il terreno di scontro è quello delle Unioni Civili, è quello dell'Aula di Parlamento, nel senso, adesso c'è il rischio che venga approvata una pessima legge che in più rende anche difficile per noi la strategia delle corti, la strategia dei contenziosi strategici. Dunque, quello è il primo luogo dove andare e intervenire e contaminare anche in quel contesto, nell'aula di Palazzo Madama. E questo dobbiamo concentrare le forze per riuscirlo a fare nell'arco delle prossime 2 settimane, informando sul tema della step child adoption, perché se il Parlamento fa una cazzata sul tema della step child adoption, noi rischiamo seriamente di vedere bloccata anche la strategia giudiziaria di certi diritti.
sulla questione della tesoreria e soprattutto sulla mia non ricandidatura, diciamo, vorrei mettere delle cose in chiaro e soprattutto portare all'attenzione di questo congresso, delle persone che sono qui presenti, delle persone che ci ascoltano in Radio Radicale, alcuni punti su cui deve assolutamente esserci il massimo impegno da parte di tutti quanti per l'anno che arriverà. La questione dell'utile eccessivo, ne avevo già parlato, ci saranno senz'altro opportunità per spendere questi soldi, bisogna poi, prima ancora che l'aspetto economico, considerare il lato del people rating. Io quest'anno ho sentito purtroppo un fortissimo isolamento per quanto riguardava l'azione di coinvolgimento di altre persone, di raccolta delle iscrizioni in prima persona, e ho sentito mancare il contributo di tutte quelle persone che presidiano delle zone del territorio, che hanno contato di solito su delle grosse sacche di sostenitori, consistenti anche in numeri di iscritti. Se vengono a mancare 10 persone da una parte, 20 persone dall'altra, 10 da una, 5 da una, è chiaro che alla fine della fiera ci ritroviamo con 38 iscritti in meno rispetto all'anno scorso. E l'azione di telefonate, di cosa, non è partita a luglio, la richiesta non era partita a luglio, il file per chiamare gli iscritti, il file per vedere quella cosa che noi, lo strumento che noi ci eravamo dato nel direttivo per fare un pochettino di rimettere insieme le persone che almeno negli scorsi anni si erano riuniti attorno a certi diritti, insomma ce lo siamo dati da un pezzo. L'allarme, il campanello d'allarme era stato suonato diverse volte in direttivo. Quindi è responsabile, ricordo, quest'anno è stato un anno particolarissimo, è stato estremamente stancante anche organizzare questo congresso, perché siamo stati fondamentalmente in tre persone che si sono occupate di tutti gli aspetti logistici. Ringrazio, non sono state solo tre persone, è assolutamente sbagliato dire una cosa del genere, io ringrazio Giusy Nibbi e gli amici di Libera Aperta, loro sono stati la conferma che noi riceviamo ogni volta che ci spostiamo sul territorio come certi diritti, il grandissimo seguito, la grandissima attenzione, il grandissimo impegno delle realtà locali radicali, una cosa che mi lascia, che non mi stupisce neanche più e che anzi diventa una grandissima fonte di motivazione. Dicevo, siamo stati veramente in tre persone a organizzare, a portare avanti questo congresso come associazione, come direttiva a livello interno. Siamo stati nel corso dell'anno tre persone che hanno fatto di tutto, da la gestione del sito, in buona parte dei social, anche con il contributo di Francesco Poiré. Insomma, è stato veramente veramente complicato. L'appello che posso fare è senz'altro quello di passare da questo congresso per dare nuove responsabilità alle cariche che ci saranno, ma soprattutto addossarsele e essere motore, insomma, di questo importante progetto che vediamo distintamente all'orizzonte, che dobbiamo assolutamente percorrere. Ultimissima cosa che voglio dire, io mi rendo conto che l'ho fatto sempre in maniera troppo sbrigativa e nelle mie ultime relazioni da tesoriere negli anni passati. Io voglio ringraziare assolutamente tutto il direttivo dell'Associazione Radicale Certi Diritti, comunque è stato anche complicato, insomma, ogni tanto appunto lavorare. Voglio ringraziare Yuri Guagliana e Enzo Cucco, che per me sono stati importantissimi anche nella maturazione di un certo modo di vedere il fronte politico che noi abbiamo come Associazione Radicale Certi Diritti. E voglio ringraziare tutti coloro che sono stati fondamentali nel permettermi di portare avanti il
ruolo di tesoriere fornendomi supporto logistico e tecnico. Io ricordo Raffaele Fortino e Vincenzino Antonelli che sono stati disponibili. Certi diritti non richiede senz'altro un grande sforzo, ma sono stati immancabili nel dare anche loro con il loro contributo l'energia che mi serviva per riuscire a portare avanti qualcosa che fosse un po' più il ruolo del semplice contabile dell'associazione. Voglio ringraziare Pietro Migliorati è la persona che si occupa della collezione, dell'immagazzinamento di tutti i dati che riguardano gli iscritti, che riguardano i nostri sostenitori, è la persona che rende possibile un importantissimo lavoro di analisi che ci ha permesso anche in relazione di tesoreria di affrontare varie questioni che possono riguardare appunto il modo di porsi nei confronti del nostro bacino di interesse. Possiamo analizzare l'età, possiamo fare veramente un grandissimo l'età, gli interessi, come si incrocia con gli altri soggetti radicali. Sono tutte analisi che saranno, diciamo, alla base di tutto il lavoro che verrà, che dovrà appunto portare avanti la nuova segreteria, la presidenza. Io spero, insomma, che la squadra che vedete qui in tavolo di presidenza possa essere appunto quella che anche l'anno prossimo possa portare avanti le iniziative dell'associazione. Io penso di non aver di sicuro dimenticato qualcosina, ma mi chiedo qualcosa? Niente, grazie ancora e senz'altro, insomma, continueremo ad approfondire, a combattere insieme sulle battaglie che ci servono in futuro. Lo faremo, lo farò da radicale, lo farò con il sostegno dei soggetti della galassia radicale che vorranno continuare a portare avanti con noi i nostri collaborare con noi sul fronte della libertà sessuale. Grazie.